Salve, questa Tech Pill di Berit ha come argomento la strategia ZTNA, Zero Trust Network Access, e la sua applicazione negli ambiti aziendali. Iniziamo con la definizione. ZTNA non è un'applicazione o un dispositivo, ma è una strategia che mira a proteggere i dati e le informazioni aziendali, partendo dal presupposto che qualsiasi accesso debba essere preventivamente verificato, essendo potenzialmente una minaccia. Questo va in contrapposizione con il precedente modello di sicurezza perimetrale, che prevedeva l'utilizzo di tecnologie stratificate, fisiche e logiche, per segregare l'accesso e consentire l'accesso alle risorse aziendali alle persone che si trovavano all'interno dell'azienda fisicamente o connesse tramite VPN. La trasformazione digitale persistente ha infatti modificato i luoghi e i contesti da cui siamo abituati ad accedere alle informazioni aziendali. Non più solo dall'ufficio fisicamente in ufficio, ma da casa, dal bar, dall'aeroporto, dalla spiaggia. Ovunque sia disponibile una connessione, si dà per scontato la possibilità di poter accedere ai documenti e alle informazioni aziendali per poter lavorare. La tecnologia di protezione degli accessi alle risorse aziendali non può quindi più basarsi solamente sul perimetro fortificato e ben definito, ancor meno pensando alla quantità di risorse che vengono erogate dalle aziende al di fuori dei propri data center o che vengono consumate dai servizi in cloud. La strategia ZTNA si basa quindi su due aspetti fondamentali. Il primo, Never Trust, Always Verify. La verifica continua delle identità, della postura di sicurezza dei dispositivi tramite la combinazione di tecnologie quali la multi-factor authentication, la microsegmentazione, il controllo degli accessi e degli endpoint e ovviamente la crittografia. Il secondo, assume breach. Presupporre la possibile violazione del dispositivo o dell'identità significa effettuare un continuo monitoraggio e verifica delle credenziali e delle autorizzazioni di sicurezza per l'accesso a qualsiasi risorsa e informazione aziendale. La strategia ZTNA presuppone infatti che nessun utente o dispositivo sia intrinsecamente affidabile e si basa sull'autenticazione, l'autorizzazione e la convalida continue per garantire che solo gli utenti e i dispositivi legittimi possano avere accesso alle risorse protette. Al di là della tecnologia o delle tecnologie scelte per implementarla, la chiave della strategia ZTNA è la strategia stessa, che privilegia la sicurezza e richiede un cambiamento in mentalità verso un monitoraggio proattivo e una verifica continua del livello di rischio nella gestione degli accessi.